Cari videogiocatori, ben ritrovati nuovamente dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Bene, dopo tutto questo tempo di pausa si ritorna con un nuovo video. Quindi, che cosa vi mostrerò oggi? Un prodotto che viene dalla terra già... China. Comes from China. China! L'abbiamo detto China! Ok, China! China! Signori, Made in China! Vediamo insieme nel dettaglio! Made in China, signori! Made in China! Eccolo qua! Un piccolo controller che è leggibile su computer Windows ma anche su Mac. Un pad che, come possiamo vedere qua, ce ne sono di tanti generi. Io ho scelto quello a 8 bit per Nintendo, per l'emulazione Nintendo. Ci sono anche diverse colorazioni, come possiamo vedere. La mia colorazione che ho scelto è il nero, ovviamente USB. La marca del prodotto è DataFrog. Nel retro possiamo vedere che è leggibile su Windows 10 ma anche su Mac. Ci sono determinate descrizioni, che sarebbe USB, praticamente il cavo è USB, 1,5 m di cavo, e vabbè, plug and play, non c'è nessun driver all'interno ma è compatibile per i computer Windows e Mac. Aprendo la scatola, ovviamente prodotto che già io ho utilizzato e adesso vi parlerò un po', non c'è alcun tipo di manuale, niente, completamente vuoto. E qui il pad, che devo dire è abbastanza carino perché riprende un po' l'immagine di Contra. Guardate, è davvero carino. Vediamo che di livello gloss, quindi livello lucido, molto lucido, nero lucido, tanto di marca DataFrog, Made in China, cavo lungo abbiamo detto 1,5, e il disegno di Contra, il primo Contra, molto molto carino. L'unica pecca di questo controller, devo dire, sono i tasti molto plasticosi. Sentite? Molto plasticosi, soprattutto la freccia verso in basso, bisogna pressarla molto forte, se no non funziona bene il tasto. Per il resto, diciamo, può andare, non è di ottima qualità, proprio è costato davvero pochissimo, parliamo di $12, quindi veramente una cifra molto molto economica. E mi è piaciuto davvero il disegno e beh, direi di farvi vedere in prova questo pad. In gameplay a 8 bit. Bene, direi di rendere omaggio a Contra con il gioco Contra, quindi mettiamo play e iniziamo questo gameplay con questo controller per NES. Vediamo. La croce direzionale è rigida e quindi, vabbè, può andare. Come si sente la plasticosità del pad, si sente molto forte. Ah. Non è 8 bit di merda, questo è un grande gioco. È il pad che... La croce direzionale è proprio brutta, bruttissima, niente, game over. Non lo continuerò. No, non lo continuerò. Cari videogiocatori, cosa dire di questo pad della DataFrog a 8 bit? La cosa che mi è piaciuta davvero tanto di questo controller è che rende onore al grande Contra del 1988, quindi parliamo
di un titolo davvero storico che tutti conoscono e Contra, soprattutto i primi capitoli, sono sempre stati sì difficili, ma davvero dei grandiosi, grandiosi titoli. E il pad ne rende abbastanza onore e questa cosa mi piace davvero tanto. La cosa invece che non mi piace di questo pad è la sua plasticosità e bisogna pressare davvero in maniera un po' più forte soprattutto la croce direzionale. Poi i tasti A e B vanno bene, ma la croce direzionale è un po' rigida e quindi bisogna pressare con più forza. Questa cosa non l'ho vista di buon occhio, non mi piace, ma per un pad economico a $12 alla fine non si poteva sperare di meglio. Detto questo, non vi consiglierei tanto l'acquisto. Se lo volete per il prezzo e perché vi piace il disegno, sì, fatelo, ma se vi serve per giocare ci sono davvero ottimi pad e questo non rientra tra quelli davvero ottimi. Questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, grazie per essere stati fin qui con Dannimania Retro Games e alla prossima, ciao ragazzi!